Ciao a tutti, siamo qua da Pippo Cella in diretta al posto del Bracco. Io sono la segretaria di Work, lui è il miglior soldato di Work. Siamo qui con i ragazzi della Brack House, anche qui abbiamo Dione e la Zavorrina e il grande Melo. Ci siamo messi tutti insieme appassionatamente a pulire tutte le piazzole nei dintorni del Pippo Cella sul passo del Bracco, e questo è quello che abbiamo ricavato. Ovviamente non ci siamo ammazzati, nel senso, non è che siamo andati a fare gli scalatori, siamo andati anche giù di sotto, però questo era il merdaio che c'era solo qua nei dintorni, raga. Io ve lo dico, il primo che becco lo prendo per il collino, non sto scherzando, occhio. Choc. Ciao ragazzi, dal passo del Bracco, dal mio canale, vi faccio vedere. Oggi i ragazzi della Brack House hanno deciso di fare una gran cosa, di ripulire totalmente il Pippo Cella, zone limitrofe, eccetera eccetera, mettendosi tutti insieme animatamente. E guardate cos'è venuto fuori, ragazzi. Praticamente c'era merda dappertutto. Qua dentro ormai è rimasto soltanto le cose del tetto che è precipitato, perché poi qua hanno bucato anche tutto. Lì c'è ovviamente Pippo Cella, poi ovviamente là hanno anche pulito dove c'è l'Ethernet, dove vedete SS9, ve lo faccio vedere da vicino, aspettate. Qua potete vedere la Clio di Squiccino. I ragazzi hanno pulito anche qua dentro, per chi non lo sapesse qua è pieno di Ethernet. Ovviamente è venuto giù anche tutto il soppalco, vedete, è stato pulito anche qui, i ragazzi stanno anche pulendo qua. Questo praticamente, io vengo qua ormai da 30 anni, è la prima volta che vedo accadere una cosa del genere. Qua c'è stata una piccola frana, la potete vedere, credo che sia da poco. Sì, i ragazzi stanno provvedendo a rompere ancora un po' i sassi. Lì c'è la Madonnina. Qui c'è la curva dei Nanetti. Per chi non lo sapesse, Nanetti rimane lì sul passo del Bracco a Pippo Cella. Questa è Pippo Cella. Qua vedete, ragazzi, torniamo alla pulizia. Guanti dappertutto, perché i ragazzi sono prodigati di fare tutto quanto. Lì c'è Jolly e tutti gli altri. E qua abbiamo tutta la rumenta che hanno tirato fuori, sacchi e sacchi di rumenta. C'erano i seggiolini per i bambini da macchina, copri sedili, copri merda, copri di tutto. C'è anche un monopattino abbandonato. E qua ci sono le moto e le macchine di tutti i ragazzi che si sono prodigati a fare questa mega pulizia globale di Stato. E niente, questo ragazzi è tutto dal passo del Bracco. Si ringrazia la Brack House, soprattutto Riccardo, che ha avuto l'idea di fare questa